Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno consiglieri, buongiorno uffici, buongiorno Sisto. Diamo inizio a questo consiglio del 26, oggi 27. 26. 26, del 26-1-2022. Quando vuole, dottoressa, può chiamare l'appello, prego. Tardella. Ardella! Consigliere Cardella. Consigliere Cardella, vabbè, poi rientra. Lo sento parlare, lo Sì, lo sento. sentiamo parlare. Guaresi. Presente. Marchese. Assente, non lo vedo. Origlia. Presente, presente. Stavola. Presente. Scarlata. Assente, non lo vedo, assente. Serio. Presente. Tusa. Presente, presente. Viscuso. Assente. Greco, assente. Se Cardella non è presente. Siamo cinque. Presente. Ah, presente, presente, l'ha detto. È presente. Grazie, Siete dottoressa. presenti su 10, ore 10 e 12. Grazie, dottoressa. Possiamo dare inizio a questo consiglio. Abbiamo Giuseppe, il consigliere Guaresi, che mi ha chiesto la parola. Io gliela do subito, immediatamente, per ascoltare i problemi che Grazie prego. Presidente. Purtroppo oggi, come sappiamo tutti, apriamo un consiglio triste, triste per l'ennesimo accaduto successo ieri a Piazza Torrelunga, dove ha perso la vita una signora, travolta ancora una volta da un mezzo pesante. Io in primis su Via Galletti ho portato avanti battaglie in questi anni per cercare di fare deviare questi tirri purtroppo dai centri abitati. Ad oggi purtroppo l'amministrazione non è stata assente come io spesso l'ho puntata il dito, ma purtroppo, ripeto, ho seguito attentamente questi benedetti lavori del bratello laterale del forum, che una volta si consegna, una volta ci sono problemi, una volta è tutto risolto, però ad oggi purtroppo dico nulla è stato fatto. Siamo sempre punti a capo nell'attesa che si possa, ecco, veramente portare a termine questa bretella che sarebbe di fondamentale importanza perché, ripeto, già nel 2016, maggio 2016, un mezzo pesante, ecco, ad Acque dei Corsari in via Galletti uccideva accidentalmente, attenzione, perché dico io non penso che uno esce la mattina. Dico, e pensa di mettere sotto le ruote schiacciandolo un essere umano. Dico, togliere la vita a qualcuno. Questo è Signori, triste, buongiorno a però, tutti, buongiorno. caro Buongiorno, Presidente, consigliere Marchese. dopo l'accaduto del 16 maggio del 2016, quando perdeva la vita il signor Francesco Mulè ad Acque dei Corsari, io ho portato una miriade di mozioni, richieste avanti per cercare di fermare questo passaggio di tiri dei centri abitati. Poi successivamente, Presidente, dico nei mesi passati, circa 3 mesi fa, ancora una volta portavo a coscienza anche il prefetto che bisognava trovare immediatamente una soluzione perché fortunatamente sì, la tragedia, come dire, dico, è stata scampata, ma purtroppo, ripeto, dico, non è stato schiacciato un ragazzino mentre passeggiava ai bordi della via Galletti con il proprio cagnolino, però dico, il mezzo pesante che in una mezza curva faceva un sorpasso, non accorgendosi del bambino che stava attraversando e purtroppo, ripeto, ha schiacciato il proprio amico a quattro zampe. È successo l'ira di Dio. Lui è andato via, sicuramente neanche si sarà accorto come quello successo ieri a Piazza Torrelunga. Abbiamo fatto tutti su quel tratto una miriade di note, emozioni, ne abbiamo discusso tantissimo, ma ad oggi dico, nessuna soluzione è stata trovata. Da quel lato, purtroppo, ripeto, è chi deve andare a. All'aeroporto è poi ancora più grave, Presidente, perché non possiamo non parlarne stamattina. Questa miriade di tir che è
è aumentata del 200% su questo tratto di periferia, è dovuto alla chiusura, alla strettoia del Porte Colleone, che purtroppo, dico, non fa altro che cercare di fare deviare i mezzi pesanti sul tratto della nostra seconda circoscrizione. E ieri è successo un fattaggio che deve fare riflettere moltissimo. Non sono gli articoli messi sul giornale per cercare di prendersi merito o meno meriti che possano portare ad una conclusione definitiva per questo problema che ci assilla da diversi anni. E quindi dico, io mi auguro che già da stamattina, caro Presidente, intanto facciamo con forza una nota, facciamo partire dal Consiglio una nota dove chiediamo un tavolo tecnico, Presidente, con la presenza. Lo facciamo in videoconferenza, lo facciamo come vogliono loro, nei loro modi. Bisogna fare un tavolo tecnico, Presidente, perché dobbiamo trovare la soluzione definitiva che metta fine a queste triste situazioni. Presidente, vero è che, dico, siamo in un centro abitato, sicuramente questo signore che è andato via ancora lo stanno cercando, non si sarà accorto di questa tragedia che purtroppo si portava dietro, sicuramente, perché bisogna anche, ecco, sicuramente questo signore che avrà saputo che lo stanno cercando, che ha ucciso una persona, immaginiamo come si sente. È pur vero, Presidente, che però, ripeto, controlli non ce ne sono, non esistono, e bisogna sottolineare che i marciapiedi, purtroppo, caro Presidente, sono strapieni di mezzi e posteggiati perché non ci sono posteggi, e quindi la gente è costretta a camminare sulla sede stradale. L'ho detto più volte per quanto riguarda Galletti, Messina Marina e Pomara. Sì, sono state... mi dispiace perché dopo aver sollecitato con forza che la strada pericolosa è marciapiedi inesistenti dovuti ai parcheggi proprio in maniera scellerata, ecco, succedeva questo. Cosa ha fatto l'amministrazione, quantomeno i vigili urbani? Hanno fatto una miriade di multe, Presidente, e questo a me non è piaciuto, perché non bisogna passare con la macchina, la telecamera e multare e fare 100-200 multe su tutta via Messina Marina, Galletti, Pomara. Non funziona così, Presidente, perché ci sono una miriade di mozioni, note, sopralluoghi congiunti, Presidente, fatti con l'amministrazione, dove chiedevo, oltre al rifacimento dei marciapiedi, chiedevo con forza la rientranza, la risegatura dei marciapiedi, Presidente. Ed era già tutto messo nero su bianco, dovevano partire i lavori. Presidente, poi sappiamo benissimo che i consiglieri comunali, il Consiglio Comunale ha tolto la manutenzione strade e marciapiedi alla DAP, e quindi si sono fermate tutte queste operazioni fondamentali, perché oggi in via Galletti ci sarebbero le disegature marciapiedi, laddove c'è la possibilità, marciapiedi grandi, parliamo di 7-8 metri di marciapiedi, quindi avremmo creato una cinquantina di posti auto. E quindi, caro Presidente, ripeto, siccome è grande il marciapiede, la gente cosa fa? Posteggia in maniera verticale le auto, lasciando lo spazio per poter camminare sul marciapiede tranquillamente, perché rimangono 3-4 metri. Però purtroppo poi ci sono gli incivili che ti posteggiano dalla punta del marciapiede, laddove è ancora più stretto il marciapiede, posteggiano dalla punta del marciapiede alla fine delle abitazioni, alla fine del marciapiede, quindi la gente è costretta a camminare sulla sede stradale. E qualche anno fa, purtroppo, fortunatamente, una signora con un passeggino nella parte alta, in una curva pericolosa, dove danno, cerco e chiedo soluzioni attraverso mozioni e note, messo tutto nero su bianco, ho portato anche delle soluzioni per quel tratto, però fino ad oggi purtroppo non nulla è stato fatto. È stato detto proprio dagli uffici competenti, ecco, di iniziare alcuni lavori per quello che io credevo, però poi alla fine, dico, ripeto, si fermano. Per qual motivo si fermano non si sa. Quindi allora, dico, questo bambino, questo passeggino, questa nonna fortunatamente è stata solo sfiorata, c'è stata tantissima paura, siamo scesi su strada, abbiamo fatto delle rimostranze, ripeto, si sono accesi i riflettori, però poi, Presidente, tutto scema.
come dire, vabbè, sono squidato. E questo non sta bene, Presidente, perché non bisogna aspettare una tragedia per accendere i riflettori e poi dopo 3-4 mesi di divare e di vari interventi, di vari sopralluoghi effettuati col consigliere che va a proporre la mozione, la nota, che è del sopralluogo, poi scemano, Presidente, e questo non sta bene. Quindi io le chiedo con forza di far partire una nota con urgenza. Vogliamo un tavolo tecnico. Non possiamo aspettare la prossima tragedia, o ancora peggio, non possiamo aspettare la prossima legislatura, Presidente. Lo dobbiamo ai cittadini che rappresentiamo, caro Presidente. E lei lo sa che significa rappresentare i cittadini, perché lei è uno come me e come tanti altri in circoscrizione, che scende su strada dalla mattina alla sera e ci battiamo e ci scontriamo spesso con l'amministrazione per cercare di fare, ecco, dare seguito a tutte le note emozioni che portiamo avanti, soprattutto quello che ci viene chiesto dagli onesti cittadini che pagano le tasse, Presidente. Quindi le chiedo, ecco, finisco il mio intervento, purtroppo, ripeto, e le chiedo poi un minuto di silenzio per questa morte, Presidente, improvvisa, per questa vita strappata così all'improvviso. Chiedo un attimo di fare un minuto di silenzio, lo devo chiedere prima, però lo facciamo dopo, se vuole, Presidente, attenzione, se il Consiglio lo permette. Dopodiché faccia partire oggi stesso una nota dove chiediamo un tavolo tecnico, facciamo una riunione attraverso i social, bisogna trovare la soluzione. E se questi non dovessero accettare, li sbuttaneremo da oggi fino alla fine della legislatura. Grazie, Presidente. Grazie, consigliere Guaresi. Allora, dispiace a tutti quando succede una disgrazia del genere, è triste per tutti noi. Ora il minuto di silenzio lo faremo subito dopo, abbiamo finito ora con il suo intervento, faremo il minuto di silenzio. Per quanto riguarda il tavolo tecnico, possiamo fare l'invito all'assessore al traffico, come si chiama questo assessore? Giusto Catania. Giusto Catania, al sindaco, perché pure lui deve intervenire. Faremo una nota dove si invitano questi signori a partecipare a una seduta di videoconferenza per discutere il problema dei tir nella nostra circoscrizione, il problema di transito, anche il problema dello svincolo sul forum, che ancora non è stato di nuovo tutto bloccato. Già la signora Ventimiglia ha preso appunti, sicuramente alla fine della videoconferenza si attiverà per far partire questi inviti. Bene, facciamo questo minuto di silenzio per la povera signora, che io addirittura l'ho saputo ieri sera sul tardi, non ne sapevo niente, proprio sul tardi addirittura. Mi dispiace, faccio le condoglianze alla famiglia, ci stringiamo tutti a loro per il dolore. Può partire il minuto di silenzio, dai. Grazie. Bene, grazie, grazie a tutti. Possiamo ricominciare il consiglio. Consigliere Tusa mi chiede la parola e la diamo subito. Prego, consigliere Tusa. Presidente, buongiorno a tutti. Parlare dopo questo momento di silenzio è straziante, ma è giusto farlo. Anche perché, insomma, io sono arrivato dopo poco l'incidente e vedere diciamo, quel corpo coperto, cioè con una coperta addosso a terra sull'asfalto, è, credetemi, molto straziante. E
Sì, effettivamente sono incidenti che possono accadere. Naturalmente la percentuale della pericolosità dovuta anche a questi grossi mezzi pesanti che arrivano nelle nostre strade, prima ce n'erano molto di meno, come abbiamo detto, per via della deviazione dovuta a Ponte Corleone, ci troviamo tutti questi mezzi pesanti in strade, diciamo, non idonee, strette, con anche per il fatto che ci sono, vabbè, posteggi abusivi, strade poco appunto idonee a questo tipo di traffico. Dobbiamo mettere anche la via Messina Marina, via Jafar, via Galletti, come è stato giustamente menzionato, la loro pericolosità è aumentata di molto, sia per questi mezzi, la velocità che sostengono a volte in certi casi, sia perché, come noi ci siamo battuti in tante occasioni con mozioni, solleciti, idee da proporre all'amministrazione comunale, idee adottate da tanti paesi che non sono l'Italia, appunto, o almeno al nord Italia ci sono le isole pedonali, e anche di sera, per esempio, questi passaggi pedonali illuminati, limitatori di velocità, cioè dei controlli più accurati, visto che poi in questo periodo in particolare la situazione è peggiorata. Poi naturalmente dobbiamo dire che le nostre strade non sono il massimo, le strade dissestate, poi ci sono molti, sappiamo tutti che in molte strade le strisce pedonali sono quasi inesistenti, invisibili, insomma, diciamo che la mobilità a Palermo non è il massimo, il fatto che allora anche Benigni in qualche modo diceva il problema principale di Palermo è il traffico, realmente non è una situazione felice a Palermo. Quindi bene il tavolo tecnico, ma l'amministrazione deve sentire i nostri suggerimenti, le nostre idee, visto che noi siamo conoscitori del territorio e sappiamo bene quali sono le strade pericolose, sappiamo la necessità perché ci sono delle scuole vicino e quindi il grido anche delle comunità scolastiche. Speriamo, ecco, che l'amministrazione ci ascolti, anzi ci deve ascoltare, perché il problema è grave e spero che non ci siano altre vittime, perché morire in questo modo è veramente triste. Grazie Presidente. Grazie Consigliere Tusa. Andiamo avanti. Se c'è qualche altro che vuole intervenire, le diamo la parola, se no... Presidente, buongiorno, volevo intervenire io. Prego, consigliere Scarlata. Consigliere Guaresi, tolga pure la manino, o vuole riparlare di nuovo? Anche lei, consigliere Tusa. Grazie. Prego, consigliere Scarlata. Sicuramente ieri, come ampiamente diciamo rappresentato da voi, si paga un prezzo enorme di una viabilità veramente incredibile, con il Ponte Corleone chiuso, diciamo, ai mezzi pesanti, quindi deviato all'interno della città. Non è un problema neanche di strisce pedonali, perché proprio lì le strisce pedonali sono ben visibili, sono state fatte da poco, quindi non è un problema proprio di strisce pedonali. Ma sappiamo che quell'incrocio è un incrocio pericoloso, un incrocio importante, un incrocio che dovrebbe, a mio avviso, questa situazione dovrebbe fare riflettere l'amministrazione e fare capire che c'è bisogno di altro, c'è bisogno di una vigilanza costante laddove, come questo punto, questo snodo importante che vengono dall'uscita dalla via Jafar, come quello che potrebbe essere in parte anche la Rioreto, ma dico in parte,
dovrebbe essere presidiato, dovrebbe essere vigilato, dovrebbe essere attenzionato in maniera importante. Non so se si sarebbe potuto evitare, ma comunque sono fatti spiacevoli. Volevo anche ricordare che in questi giorni, e mi pare oggi, però non voglio sbagliarmi, c'è anche, non l'anniversario, la giornata dedicata alla Shoah, quindi una giornata importante, e vorrei dare massima solidarietà alla famiglia di quel bimbo livornese o giù di lì, o della provincia di Livorno, adesso non ricordo bene, che è stato insultato da coetanei. E la cosa che mi meraviglio ancora di più è che ancora si parli anche coetanei, così la loro, chiaramente i ragazzini, parliamo di 12, 13, 14 anni, si rivolgono a un proprio coetaneo nel 2020 con frasi che inneggiano ai forni crematori, ai forni che hanno segnato la storia e che hanno segnato tutti noi. Questo chiaramente è una mancanza di educazione civica che dovremmo anche andare, o meglio, le istituzioni che contano, le istituzioni che hanno interesse, che sono parte in causa, e quelle preposte ad analizzare meglio questo tipo di fenomeno, perché è impossibile che dopo una tragedia immane che ha segnato la Seconda Guerra Mondiale, un popolo tutto, oggi dei ragazzini di 15 anni si permettano ad offendere un ragazzino di 13 anni con frasi che chiaramente rimangono scioccati, e che lasciano scioccati. Detto questo, altri problemi in questo momento è meglio non parlarne, sono sempre sotto gli occhi di tutti, le maestranze cercano di fare il massimo, noi cerchiamo di fare il massimo, ma ci vuole veramente una svolta epocale per cercare di programmare meglio tutti i problemi di questa città. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Scarlatta, bisognerebbe iniziare da zero secondo me per risolvere tutti i problemi di questa città, proprio da zero, perché purtroppo è tutto a zero, cioè tu non funziona niente. E lì io spero, come l'ho detto poc'anzi, oramai ci stiamo avviando alla fine di questa consiliatura e spero che già ad aprile, maggio, si inizi a intravedere chi sono queste persone per bene che dovrebbero amministrarci. Chi c'ha veramente Palermo a cuore, perché non ne possiamo più, non ne possiamo più, a partire già dalla pulizia della città, all'illuminazione, alle potature, a tutto. Bisogna iniziare da zero, come ha detto bene lei, perché non è un problema che bisogna intervenire qua o là, bisogna intervenire su tutto. Per cui io dico che il nuovo sindaco deve alzarsi le maniche non fino al gomito, ma fino alla spalla. Perché i problemi sono tanti e seri, sono tanti e seri. Detto ciò, se c'era qualche altro che voleva dire qualcosa, se no passiamo al secondo punto all'ordine del Sì, giorno. Presidente, un attimino se mi dà un minuto. Ma prego, prego, Guaressi, dai, prego. Presidente, è ancora più grave. Io fino a già a ieri ho risollecitato l'intervento sia al prefetto, al sindaco, a tutti gli organi competenti, compreso al comando dei giurbani, perché nessuno si può permettere di venire a fare delle sottorreti, passaggi di tubazione e tanto altro, per poi lasciare abbandonate le strade sconquassate. Questo comporta che con il passaggio dei mezzi pesanti, passaggio dei mezzi, macchine, automotori, dico, si può anche perdere l'equilibrio, cadere, e quella caduta può essere anche fatale. Ieri ho risollecitato che dopo 3 mesi della fine dei lavori su via Galletti, dico, la ditta appaltatrice di E-Distribuzioni non si è ancora recata a definire il lavoro. Invece, dall'altro lato, su via Corso Emilia, il tratto che va da via Lodicina ad Altezza Posta, dopo che io avevo scritto al prefetto, questi si sono subito presentati prima delle feste, ecco, avevano scarificato, poi è successa una serie di giornate piovose che avevano, ecco, creato buche ancora più pericolose di prima di essere scarificato. Ho riscritto al prefetto, dopodiché si sono presentati, e la stessa ditta, perché io ero presente quando hanno iniziato i lavori, mi disse che poi successivamente aspettavano l'ok della
dai responsabili per cominciare il tratto della via Galletti. Beh, sono passati circa 20 giorni dalla fine di quei lavori, ancora ad oggi non si è presentato nessuno. E queste strade così lasciate, sconquassate, abbandonate, presenta senza nessun controllo. E se voi ricordate, ho fatto una mozione dove chiedevo una task force, da formare una task force per controllare tutti quelli che vanno a fare dei lavori sulla sede stradale comunale, e perché questi si possono permettere di lasciarli abbandonati. Poi quando c'è il consigliere di turno che li va a sollecitare a fare redarguire anche dalla sua eccellenza prefetto, questi si ricampano senza pagare niente di multa né niente. Io ho chiesto con forza alla nota che ho risollecitato, reiterato ieri, ho chiesto con forza che questi signori vanno multati in maniera esemplare, perché in questo periodo di abbandono molta gente ha avuto problemi con le ruote, è caduta, si è fatta male, e questi non pagano niente. Io quindi mi auguro che quantomeno il comando Virgio Urbani, che magari oggi stesso andrà a visionare le strade abbandonate da diverso tempo, possa multare in maniera esemplare questi individui che mettono a rischio la vita dei cittadini. Grazie Presidente. Grazie consigliere Guaresi. Purtroppo ha sempre ragione. Andiamo avanti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, approvazione atti ispettivi. Dottoressa, se c'è qualche verbale da leggere, prego. Da firmare, Presidente. Prego. Sono ancora da firmare, quindi se manca la firma non possiamo metterli all'approvazione. Non lo so, da chi devono essere firmati? Uno da lei, consigliere Tusa, consigliere Viscuso. Consigliere Tusa, consigliere Viscuso e consigliere Savoca, avete ascoltato? Grazie. Andiamo a firmare. Sì, ok. No, io dovevo venire oggi, più tardi avvicino e dovevo venire. Firmo pure il verbale. Allora, scorriamo l'ordine del giorno, dottoressa, prendiamo la mozione che viene, la mettiamo in votazione, in discussione. E prelevo di una mozione, io non ho nulla qua davanti a me. Aspetti un attimo. Consigliere Tusa, lei c'ha l'ordine del giorno di davanti? No, ce l'ho io. No, purtroppo no. Perfetto. Ma ce l'ho io, ma quale potete prendere? Ci sono quelli del consigliere Marchese. Una, la prima che l'ordine, scorrendo l'elenco, dottoressa, la prima, andiamoci in ordine, la prima. Cioè l'ultima non ancora approvata. Ci sono diserbo, pulizia, spazzamento. Che via è? Ce ne sono diverse. Passaggio Verro, Lago... E il consigliere Marchese? Via Giuseppe Di Vittorio, via Cirincione. E del consigliere Marchese, sì, dottoressa? Sì. Bene, consigliere Marchese, è stata già messa in discussione questa mozione? No. L'altra ieri abbiamo fatto perfetto, un'altra mozione. Perfetto, prendiamo anche questa, che sono degli interventi che bisogna fare. E allora, mozione... Cioè, vedi che stiamo vivendo. Consigliere Marchese, mi dica se va bene. La mozione che parla di serbo, pulizia, spazzamento, via, passaggio Verro e passaggio Barbato, padre Annibale di Francia. Perfetto, va bene, la possiamo prelevare se vuoi. Prego, grazie. Consigliere Marchese, non ha fatto quello tutto. Numero 1337149 del 24 novembre 2020. Gli scrutatori, Presidente. Sì, Tusa, Viscuso e Cardella. Buongiorno. Il consiglio approva. Prego, consigliere Marchese, può anche... Allora, Presidente, questa mozione è molto importante in quanto dà uno spessore di pulizia alle strade nominate e menzionate nella mozione, di serbo, spazzamento e quant'altro. Sì, è vero, è un quartiere molto, molto, molto abbandonato in questo periodo, non riesco a capire perché. Però dico, mi auguro che con la mozione venga un po' più attenzionato. Loro dicono che è problema di Covid e quant'altro, ma ahimè incomincia a nutrire dei seri dubbi. L'unica partecipata che funziona per adesso alla grande in questo benedetto quartiere è la Reset. La munnizza sì, sistematicamente viene tolta, ma poi ritorna in auge più di prima.
quindi mi auguro che quanto prima che arrivi la primavera, possa veramente essere pulito il quartiere, anche perché poi sappiamo gli insetti ed altre cose che possono creare fastidio ai cittadini che debbono camminare sui marciapiedi e quant'altro. Quindi mi auguro che il Consiglio la voti favorevolmente, così da andare a chiedere alle partecipate questi interventi molto importanti per questo quartiere, in questo momento lasciato un po' a desiderare. Grazie. Grazie consigliere Marchese, è stato molto chiaro ed è giusto che vengano ripulite tutti i quartieri. Iniziamo da quello ovviamente che ha sottolineato lei, giustamente, perché io lo conosco purtroppo questo quartiere, onestamente è lasciato certe volte alla deriva. Ha detto bene, la reset è quella che funziona, ma altri si vedono, diciamo, ogni tanto risolvono e poi di nuovo nel baratro, ogni tanto risolvono. Proprio stamattina stamattina ho avuto un colloquio telefonico con l'ingegner Fratella, il quale chiedevo tante strade lasciate all'abbandono per quanto concerne lo spazzamento. Lui mi aveva detto il discorso del Covid, io gli ho detto no, perché ci sono strade che vengono spazzate 3-4 volte la settimana e ci sono strade che, ahimè, non vedono un operatore ecologico da circa 55-60 giorni. E che gli ha detto di mandarle la nota, gliel'ho mandata, speriamo bene quanto prima. Grazie. Ci prendono in giro. Grazie consigliere Guaresi. Se c'è qualche altro che vuole intervenire sulla mozione, se no per me possiamo metterla in votazione dopo un minuto di silenzio. No, chiami direttamente appello nominale, dottoressa, prego, perché c'è qualcuno che non c'è. Allora, mettiamola in votazione. Cardella? Favorevole. Guaresi? Favorevole. Marchese? Favorevole. Origlia? Favorevole. Savoca? Favorevole. Scarlata? Non c'è, assente. Serio? Favorevole. Favorevole, non c'è. Tusa? Sì, favorevole. Viscuso? Favorevole. Greco è assente. Approvata, ore 10:43. Grazie dottoressa, io mi fermerei qua oggi con il consiglio, ci aggiorniamo a domani e buon lavoro a tutti e via negli uffici. Grazie, buon lavoro. Arrivederci, grazie. Arrivederci. Buongiorno a tutti, grazie.